Eccoci al nostro consueto incontro settimanale. Anche questa settimana l'amministrazione ha affrontato una serie di temi, una serie di azioni. Segnaliamo subito, partendo con lo spirito del Natale, con la voglia di vedere la città bella illuminata e gioiosa, sabato alle 18, piazza Cavour, il momento di accensione delle luminarie natalizie. Un grande ringraziamento all'assessore Sabatino, ai commercianti, a tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione con l'amministrazione comunale di questa iniziativa, agli sponsor, e quindi sicuramente un momento che ci porta poi verso le vacanze del Natale con uno spirito un po' più sereno, sempre facendo grande attenzione e prudenza con le normative dell'antipandemia. Le luci che vedranno poi le altre iniziative natalizie, il trenino che viene confermato per la gioia dei bambini e della musica che verrà sicuramente ad allietare quelli che saranno i momenti più concitati nel momento dell'antivigilia, della vigilia e del periodo della settimana che va poi nel Natale con naturalmente la necessità di vedere il nostro commercio a disposizione dei cittadini. I cittadini con la possibilità di trovare e di vivere in una città che sia sicuramente tale da offrire tutta una serie di possibilità. Come notizia importante, una pratica che si è seguita per molti anni, la bonifica dell'area dell'ex Montefibre, l'assegnazione di un contributo della regione, quindi un ringraziamento davvero all'attenzione da parte dei consiglieri regionali e di coloro che si sono tanto adoperati. L'amministrazione comunale si è tanto adoperata anche negli anni passati, ricordo nei miei precedenti mandati, per quello che era questa importante situazione di bonifica dell'area dell'ex Montefibre. Si parlava sicuramente di grande attenzione, di grande necessità. Questo contributo così importante permetterà di procedere in quella che è stata già l'opera di caratterizzazione, anche in certi punti di asportazione del terreno e di miglioramento e di bonifica, e questo permetterà davvero di procedere nel progetto. Siamo quindi prossimi a tutta una serie di attività sulla città. Un'altra bella notizia: l'apertura del cantiere a Rione Isola dell'insediamento universitario, dove c'erano i magazzini, dove i magazzini del comune vengono trasformati in aule per il dipartimento, il nuovo dipartimento dell'ambiente, quindi siamo sicuramente in tema di quello che è l'attualità, la rigenerazione, l'attenzione ambientale. La presenza di un corso universitario di questo livello con la Piemonte Orientale nel sito del Comune di Vercelli, con l'appalto che è partito, e quindi siamo sicuramente lieti di poter dire che vedremo presto un'ulteriore presenza universitaria con una ricaduta fondamentale per quello che è sulla nostra città, davvero sia da un punto di vista di residenzialità, di occupazione, di commercio e di sviluppi sulla nostra città. Nel frattempo ci si avvicina alle feste, tutta una serie di iniziative. Abbiamo delle belle iniziative culturali per il giorno 26 e 27 presso il Museo Borgogna, abbiamo delle iniziative presso la biblioteca dei ragazzi, proprio Il Mondo Lo Salvo Io, tornando in tema ambientale, e allora davvero ci avviciniamo anche a questo fine settimana con tutta una serie di possibilità. Gli Anacoleti, il Museo Borgogna, Empatia, sicuramente tutte iniziative che permetteranno ai vercellesi anche di essere culturalmente sollecitati per un fine settimana che davvero potrà essere così apprezzabile nella nostra città di Vercelli.